Esprime grande preoccupazione la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Ravenna per i danni al comparto agricolo dovuti all'abbondante fase piovosa di questa tarda primavera 2015. Secondo la CEA di Ravenna si tratta di un ulteriore aggravio della crisi e i danni riguardano tutta la filiera. I problemi maggiori si riscontrano in particolare per fragole, ciliegie e albicocche, ma possibili cali di qualità potranno riguardare le produzioni di grano tenero, grano duro ed orzo, a cui si aggiungono i danni causati da frane e smottamenti nelle aree collinari e montane. L'acqua ha invaso le campagne con i terreni coltivati, favorendo l'attacco di numerose malattie fungine, con conseguenti danni agli apparati radicali. Grande preoccupazione anche per le colture sementiere nella zona vocata della provincia, dove la quantità di piogge è risultata superiore, in particolare per quanto riguarda ravanello e rucola. Semina ritardata anche per il cetriolo e le altre colture soggette a trapianto. È possibile che subisca danni importanti per gli eccessi di acqua di queste ultime settimane anche il pomodoro. Marcisce il fieno per l'alimentazione degli animali e questi danni faranno lievitare i costi per l'alimentazione negli allevamenti che producono il latte per i formaggi di qualità. L'eccesso di acqua porterà ad un numero maggiore di trattamenti fitosanitari per vigneti e frutteti. Attualmente i campi faticano ad assorbire l'acqua in eccesso. Il problema non è solo la grande quantità di acqua caduta, ma il protrarsi di questo periodo di pioggia. Manca una fase di tempo stabile e soleggiato che favorisca il decorso regolare della produzione di tutte le colture ed in particolare della frutta estiva. Dopo un 2014 caratterizzato da una piovosità oltre la media, da aprile ad ottobre frequenti grandinate anche più volte nello stesso mese, dal 14 giugno al 20 settembre ripetuti episodi di eccessi di pioggia con danni medio elevati, ecco un primo periodo 2015 segnato da piogge insistenti e ingenti. Da giovedì 21 a sabato 23 maggio, in soli tre giorni, le precipitazioni hanno abbondantemente superato i millimetri di pioggia dell'intero mese, con una media di oltre 100 mm caduti, con variazioni consistenti fra una zona e l'altra della provincia.